Ti saluto con la pace del Signore e ti auguro anche oggi una bellissima giornata con la presenza di Gesù nel tuo cuore. Amen. Oggi, venerdì 14 ottobre 2022, possiamo cantare insieme la gioia del Signore, la mia forza, sì. La gioia del Signore, la mia forza, sì. La gioia del Signore, la mia forza, sì. La gioia del Signore è con me. La gioia del Signore è la nostra forza. Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo ascoltare la parola di Dio questa mattina che dice proprio così. Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 34. Ed ancora, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Lettera agli Ebrei, capitolo 3, i versetti 7 e 8. Il titolo di questa meditazione biblica è questo: quasi. Gesù è a Gerusalemme per l'ultima volta e un dottore della legge, avendo notato la sua saggezza, gli domanda: qual è il primo di tutti i comandamenti? E Gesù gli risponde: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Ama il tuo prossimo come te stesso. È scritto in Marco capitolo 12. Lo scriba afferma a sua volta che amare Dio e il prossimo è molto più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Allora Gesù conclude: tu non sei lontano dal regno di Dio, non sei lontano. Ma cosa vogliono dire queste parole? Non del tutto, non ancora, quasi. Probabilmente tutte e tre le cose, ma queste parole del Signore sono anche un incoraggiamento. Hai capito che l'amore è l'adempimento della legge. Ubbidire alla legge di Dio senza amore non ha alcun valore e soprattutto non è sufficiente per entrare nel suo regno. Gesù stava per aprire la porta del regno. Il suo amore lo conduceva alla croce per dare la propria vita come prezzo di riscatto per tutti. Da allora chiunque crede che Gesù è morto per lui ha la vita eterna e accede al regno di Dio. La domanda vale anche per te. Se hai soltanto una conoscenza intellettuale delle realtà cristiane, non sei distante, forse sei molto vicino, ma sei ancora fuori. Se non ricevi personalmente Gesù come tuo Salvatore, non vedrai il regno di Dio. Lì non ci sarà nessun quasi salvato, nessun quasi figlio di Dio, ma solamente i figli di Dio salvati per grazia, per mezzo della fede. Quindi, come abbiamo ascoltato dal versetto di questa mattina, oggi, ora, se ascolti la voce dello Spirito Santo, non indurire il tuo cuore, ma aprilo. Gesù sta alla porta del tuo cuore e sta bussando. Se ascolti la sua voce, apri la porta del tuo cuore, permetti a Gesù di entrare nel tuo cuore. Vivi una vita in relazione con il Signore. Non cristiano, tanto per dire, io ho l'etichetta, sì, sono cristiano. No. Cristiano vero, il cristiano che ama Dio più di ogni altra cosa, il cristiano che mette in pratica la legge, il cristiano che desidera predicare l'Evangelo, il cristiano che desidera spendere del tempo in preghiera, il cristiano che desidera stare insieme agli altri cristiani, il cristiano che ama la parola di Dio. Il cristiano che fa delle opere verso gli altri, verso le persone perdute, verso le persone che hanno bisogno, verso le persone che stanno male. Questo è il vero cristianesimo. Non un quasi cristiano, non un quasi salvato, ma un figlio di Dio cammina per lo Spirito. E tu come stai camminando? Hai l'etichetta cristiano o stai vivendo per il Signore?
La tua vita su cosa è concentrata? È concentrata sulla tua vita o è concentrata sul Signore? Quanto tempo dedichi alla presenza del Signore? Sono tutte domande che voglio spronare la tua mente a riflettere che la vita del cristiano non è come tu pensi, non è come ti hanno insegnato. Vado in chiesa e se finito. Mi vado a vedere un bel culto, poi tutti a casa, arrivederci, sogni di gloria. No, il cristiano ama Dio, ama stare con gli altri, ama pregare, ama fare del bene agli altri. Quindi che idea hai del cristianesimo? È quella che devi venire in chiesa e poi se finisce tutte cose? O stai vivendo una vita piena nel Signore? Perché il cristiano è solo questa, la seconda chance. Se vivi come la prima opzione, vieni in chiesa, ti fai i tuoi culti così, una, due, tre volte a settimana, e poi vai a casa e se finisce tutte cose, non è quello che Dio desidera. Dio desidera che tu sia un vero cristiano, non un quasi cristiano. Quindi voglio invitarti a riflettere, voglio invitarti a considerare la tua vita spirituale. Poniti delle domande e ponigliele anche al Signore. Signore, ma io sono salvato? O sono quasi salvato? Signore, ma io sono un figlio di Dio? O sono quasi un figlio di Dio? Vedrai che il Signore ti risponderà secondo la domanda del tuo cuore. Amen. Gloria a Dio. Questa mattina vogliamo pregare per Carmelina, una donna che ha bisogno del Signore. Noi la vogliamo presentare davanti a Dio e quindi ti invito a chiudere gli occhi e a pregare insieme a me per Carmelina, nel nome di Gesù. Amen. Padre Celeste, noi ti vogliamo pregare per Carmelina, questa donna che ha chiesto preghiera, quindi sicuramente sta passando un momento difficile, un momento forse di dolore, di sofferenza. Tu sai, Signore, tu la conosci, chi la può conoscere meglio di te? Noi la presentiamo davanti al trono della tua grazia e ti diciamo, come quei amici del paralitico che portarono il loro amico dal tetto, lo calarono ai piedi di Gesù, noi vogliamo fare la stessa cosa, vogliamo portarti Carmelina nelle tue mani, nelle tue braccia e vogliamo chiederti, Padre Celeste, nel nome di Gesù, intervieni nel suo bisogno. Signore, ti prego, nel nome di Gesù, guarisci la sua vita. Signore, vieni incontro ai suoi bisogni, ti preghiamo, Signore, con tutto il nostro cuore. Tu solo puoi aiutarla e noi ci fidiamo di te. E con tutto il cuore ti ringraziamo anticipatamente perché sappiamo che stai ascoltando e sappiamo anche che interverrai perché tu sei fedele. Gloria a Dio. Noi ti ringraziamo, Padre, per la tua parola e ti chiediamo anche di benedire le nostre vite nel corso di questa giornata. E ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Fratelli e sorelle, il Dio ci benedica. Carmelina, coraggio, avanti con forza. Con Gesù hai la vittoria. Ci vediamo domani al solito appuntamento. Pace a voi. Dio ci benedica.